Io lascio adesso la parola a Domenico Gallo, che è magistrato, che quindi su tutte le questioni più giuridiche che riguardano questa situazione potrà sicuramente dare un notevole contributo al nostro dibattito, ma ci tengo, perché insomma, come la sua richiesta, a rimarcare che appunto esistono anche all'interno stesso di Israele voci critiche che, nonostante una situazione che si aggrava giorno in giorno, perché sappiamo anche quali sono le proteste attualmente in atto in Israele per il governo più di destra sicuramente che Israele abbia mai avuto, peraltro con tematiche anche di tenuta costituzionale che si stanno presentando, ma immagino che qui tutti stiate seguendo. Ecco, da poco è uscito un libro di Ilan Pappé, storico israeliano, che riguarda proprio la situazione nei territori palestinesi occupati e ne fa la storia a partire appunto dalla data di cui parlava Tina, dal 1948, e poi con la svolta del 1967, relativo il libro che è intitolato La prigione più grande del mondo, e su cui lascio la parola a Domenico. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono veramente, diciamo così, emozionato, perché si tratta di affrontiamo delle questioni che coinvolgono, ci coinvolgono molto, coinvolgono milioni di persone che pochi hanno la sensibilità di capire, cioè chi non fa un viaggio in Israele, nei territori occupati, difficilmente riesce a rendersi conto di quello che succede. Ora, tutti voi sapete che nel 1975 ci fu un accordo fra i paesi occidentali e l'Unione Sovietica e i paesi satelliti, che fu fissato ad Helsinki, una conferenza che si tenne a Helsinki. L'atto finale della conferenza di Helsinki, diciamo, si prevedeva dei caposaldi, e il caposaldo principale è che le frontiere non possono essere cambiate con la forza, naturalmente, si possono cambiare solo se sono d'accordo tutti quanti i soggetti internazionali interessati. E in base a questo principio, poi, che l'Europa, l'ONU, eccetera, hanno condannato l'intervento, l'aggressione, se vogliamo, della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, perché tende proprio a cambiare le frontiere e a annettersi una parte del territorio, annettersi una parte del territorio ucraino. Quindi ora qui ci troviamo di fronte alla questione dei territori occupati, ci troviamo di fronte a un evento che è unico nella storia, perché non si era mai verificato il caso di una potenza militare che occupa, attraverso un conflitto armato, occupa dei territori a tempo indeterminato, per sempre, perché ormai sono passati 55 anni. Ci sono state tante guerre, tante occupazioni militari, pensiamo alla Cina che ha occupato il Tibet, però non è che il Tibet adesso, dopo 70 anni, è ancora un territorio occupato, no, è un territorio che fa parte della Cina, e gli abitanti del Tibet fanno parte, sono cinesi a tutti gli effetti. Ora, ci troviamo di fronte veramente a un assurdo della storia, cioè una situazione in cui un territorio con tutti i suoi abitanti, che sono milioni di abitanti, è stato oggetto di un'occupazione militare a seguito di un conflitto bellico, e questa occupazione dura ininterrotta da 55 anni e non può finire, non può finire, almeno nella mente della, diciamo così, di quelli che hanno organizzato poi l'occupazione, dei vari governi israeliani che si sono succeduti nel tempo. C'è questo studio di Ilan Pappé, che è uno storico israeliano, che ha fatto uno studio basato su documenti ufficiali recentemente pubblicati, desecretati, in cui ci sono appunto tutte le discussioni che si sono tenute nel Consiglio dei Ministri e in altri organismi amministrativi, politici e militari, e le scelte fondamentali sono state fatte in poche settimane, quando si è svolta la guerra
dei sei giorni, che è durato pochissimo, sei giorni, però ha consentito a Israele di occupare tutta la Cisgiordania, Gaza e una parte delle alture di Golan. Ebbene, in questi tre giorni, è stato in questi pochi giorni, in queste poche settimane, i gruppi dirigenti israeliani hanno impostato quello che poi sarebbe stato un programma che è a tempo indefinito. Questo programma è fondato su tre presupposti. Cioè, il primo presupposto è che Israele non ha nessuna intenzione di lasciare questi territori, nessuna intenzione. Secondo presupposto è che non si poteva fare nel 1967 quella pulizia etnica che si è fatta nel 68, cioè espellere la popolazione vivente in quei territori, perché non era possibile, le condizioni internazionali non lo consentivano, la stessa rapidità della guerra non aveva consentito di fare poi quelle operazioni di trasferimento della popolazione. Il terzo presupposto è che mai e poi mai sarebbe stata concessa la cittadinanza alla popolazione che abita in questi territori. Un'annessione di fatto, però un'annessione dei territori senza la popolazione. Questo è veramente, diciamo così, l'assurdo, e da qui nasce il conflitto e nasce questa situazione di irrisolvibilità del conflitto. Ora, queste scelte, vedete, ci dice questo storico israeliano, quando tre obiettivi del genere si traducono in politiche concrete, non possono che produrre una realtà disumana e spietata. Non può esistere una versione benigna o illuminata di una politica volta a tenere le persone costrette in un limbo, prive di cittadinanza per lunghi periodi. Un'istituzione in cui si possono tenere le persone costrette, diciamo così, con diritti limitati, questa istituzione è la prigione. E quindi la lettura, diciamo così, della storia dei territori occupati è questa: è stata creata la prigione più grande del mondo. Questa prigione è stata, diciamo così, declinata in varie modalità. C'è una modalità più liberale che, diciamo, si concepisce o pratica, diciamo, questa prigionia come, diciamo, arresti domiciliari, e c'è una modalità molto più dura che pratica questa prigionia come carcere duro, e dipende poi dalla situazione, dipende la miscela di queste pratiche, dipende poi anche dalla resistenza che oppone la popolazione palestinese, per cui se c'è una resistenza vengono prese delle misure più dure e, diciamo così, il carcere diventa più duro. E il massimo della durezza è Gaza, perché in Gaza c'è una resistenza forte e certamente controproducente per i palestinesi, che produce una situazione in cui, tipo carcere di massima sicurezza per le persone che vivono lì. Ora, Israele è uno Stato che è nato, prima non esisteva, è nato nel 48, la Repubblica Italiana è nata nel 46, è nata nel 46 la Repubblica Italiana, e nel 48 noi abbiamo avuto la nostra Costituzione. Quindi la Repubblica, il primo atto che fa uno Stato che nasce o che si trasforma è di avere una Costituzione. Ora Israele per tantissimi anni, per oltre 70 anni, non ha mai avuto una Costituzione. E perché? Perché aveva dei problemi che non riusciva a risolvere in modo, diciamo così, definitivo. Il problema dei confini e il problema della natura dello Stato, il problema della convivenza con i palestinesi, che è strettamente legato alla natura dello Stato. Il problema della natura dello Stato è legato molto, diciamo così, alla dimensione religiosa, che è strettamente collegata alla vita di questo Stato e all'esigenza di conciliare la dimensione religiosa con la cultura democratica propria dei paesi occidentali, che in qualche modo è presente, anima la vita politica in Israele. Questa esigenza era difficilmente conciliabile. Alla fine,
alla fine, nel 2018, è stato adottato una legge che ha valore costituzionale, il 19 luglio del 2018. Ora, vedete, la Costituzione italiana, l'articolo primo, cosa dice? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei modi previsti, eccetera. Il primo articolo della Costituzione, diciamo, israeliana, votata il 19 luglio del 2018, suona così. Lo Stato di Israele è la patria nazionale del popolo ebraico, in cui esercita il popolo ebraico il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all'autodeterminazione. Il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusivamente per il popolo ebraico. E questo cosa vuol dire? Che alla fine questa ambiguità che c'era, che si è sviluppata dal 1948 in poi, in un certo senso si è risolta. Quindi questo Stato ci ha tenuto a darsi una Costituzione in cui si definisce come uno Stato clericale, etnico-religioso. E quelli che sono fuori, diciamo così, da questa dimensione etnico-religiosa, inevitabilmente o sono cittadini di serie B oppure non sono proprio cittadini e sono, diciamo così, persone soggette a un dominio che è destinato a essere eterno. Perché? Perché in questa stessa Costituzione si rende eterno il dominio, diciamo così, di Israele sui territori occupati, perché l'articolo 7 cosa dice? Riconosce valore costituzionale agli insediamenti nei territori occupati della Cisgiordania, che sono stati definiti come illegali, noi lo sappiamo, da numerose deliberazioni delle Nazioni Unite, perché, dice questo articolo 7, lo Stato considera lo sviluppo di insediamenti ebraici come valore nazionale e agirà per incoraggiare e promuoverne l'insediamento e il consolidamento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il territorio occupato sarà sempre in nostro possesso, tant'è che noi lo scriviamo nella Costituzione. E d'altro canto, questo è un progetto che è nato ab origine, dall'inizio dell'occupazione. Io non sono ancora riuscito a leggere tutto il rapporto di Amnesty International, però c'è un rapporto gemello di Human Rights Watch uscito un anno prima, in cui si cita il cosiddetto piano Drobl del 1980, in cui si afferma testualmente: non ci deve essere alcuna ombra di dubbio della nostra intenzione di mantenere per sempre il controllo di Giudea e Samaria attraverso l'installazione di insediamenti in queste aree. Questo nel 1980, quindi sono passati oltre 40 anni, e in questi 40 anni sono stati realizzati 280 insediamenti nella Cisgiordania, solo nella Cisgiordania, che hanno frammentato la popolazione palestinese in 165 isole territoriali non contigue. E allora, vedete, noi abbiamo sempre, per tanto tempo, abbiamo discusso la situazione nei territori occupati dicendo, beh, i territori occupati sono regolati dal diritto bellico, dalla quarta convenzione di Ginevra, che Israele si è sempre rifiutata di applicare, e la quarta convenzione di Ginevra pone degli obblighi alla potenza occupante, e la potenza occupante dovrebbe rispettare questi obblighi, nessuno glieli fa rispettare, fra i quali l'obbligo fondamentale è che la potenza occupante non può trasferire la sua popolazione nei territori occupati. E perché la Convenzione internazionale vieta, pone questo divieto, anzi lo considera una grave breccia e quindi un crimine? Perché se la potenza occupante trasferisce la sua popolazione nei territori occupati, ne cambia la natura e rende difficile poi retrocedere, insomma, dall'occupazione. Quindi se Israele avesse applicato la quarta convenzione come era suo dovere, non avrebbe potuto costruire gli insediamenti, ma gli insediamenti sono stati costruiti proprio perché questo territorio è stato, diciamo così, destinato a essere annesso di fatto. Poi un po' alla volta si sta
si stava arrivando anche a una sorta di annessione formale della Valle del Giordano. Ricordate, un paio di anni fa, all'epoca di Trump, ci fu, diciamo così, un piano di annessione di una zona che sta nella fascia C, che riguarda la Valle del Giordano, esclusa la città di Gerico, perché nella città di Gerico ci sono tanti palestinesi e quelli non si potevano annettere. E poi questo piano si è fermato perché Trump non è stato più rieletto, insomma ci sono stati problemi vari, il governo di Netanyahu è caduto, è stato sostituito da un altro governo, adesso Netanyahu è ritornato al potere con un governo ancora più spostato a destra, ma diciamo così, le linee di fondo sono sempre le stesse, sono quelle che sono state definite nel 1967 e che fanno sì, creano questo assurdo assoluto nella storia mondiale di una occupazione militare che diventa irreversibile, vengono annessi territori ma non viene annessa la popolazione, questo comporta tutta una serie di limitazioni, di divieti e di abusi che a descriverli sarebbe, ci vorrebbero ore e ore, insomma. Bisogna leggersi tutte le 300 pagine del rapporto di Amnesty, però se qualcuno va lì nei territori li respira l'aria dell'oppressione. Anche le cose più banali in fondo sono espressione di, diciamo così, di questa situazione, di questa burocrazia del male. Ilan Pappé dice: la burocrazia italiana che amministra i territori occupati è la burocrazia del male, perché questa burocrazia ha in mano tutta la vita di ogni singolo palestinese che vive lì. A me è capitato ad agosto di andare a Gerusalemme, lì ci sono 5.000 lavoratori che vengono da Betlemme. Ogni mattina devono partire alle 5 per essere a Gerusalemme alle 8 perché devono passare i checkpoint, poi hanno dei permessi limitati, orari, se fuoriescono, diciamo così, dall'orario, dal raggio di azione di questo permesso, il permesso gli viene tolto e perdono la possibilità di lavorare, e va bene, quindi questo è solo un dettaglio, una cosa così, uno dei tanti casi di limitazioni che vengono costruite da questa burocrazia che ha in mano la vita, qualunque aspetto della vita delle persone che vivono nei territori occupati. Ora, come si fa a uscire da questa situazione? Tutti quanti abbiamo chiesto che venga riconosciuto lo Stato di Palestina e mi pare che un centinaio di nazioni hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e quelli che non l'hanno riconosciuto comunque danno un semi-riconoscimento, come fa l'Italia che ammette una rappresentanza dell'autorità palestinese. È chiaro che bisogna sostenere questa esigenza, perché poi il riconoscimento dello Stato di Palestina comporta anche che lo Stato di Palestina si può rivolgere alla Corte Penale Internazionale, che qualche fastidio lo può dare a Israele perché appunto commette tutte queste azioni illegali. Ma la soluzione non può essere quella dei due Stati, perché il secondo Stato non esiste più. La violazione massiccia del principio stabilito dall'articolo 49 della quarta convenzione di Ginevra, questo comporta. Non ci può essere altra strada che riconoscere uguali diritti a tutte le persone che vivono nell'area controllata su cui Israele esercita la sua egemonia. Per questo ha senso parlare di apartheid, e l'unica soluzione della conflitto palestinese non è i due stati, che quando anche in Israele, a parte che in Israele non li negano, ma quando anche dichiarano di voler trattare, negoziare eccetera, sono dichiarazioni false che servono solo a prendere tempo, che servono a ingannare una parte dell'opinione pubblica. Non c'è nessuna volontà e nessuna possibilità di creare due stati, di risolvere la questione creando due stati. L'unica soluzione possibile è riconoscere uguali diritti a tutte le persone che vivono all'interno di quei territori. Quindi politicamente va appoggiata naturalmente la richiesta dello Stato di Palestina, ma dobbiamo essere coscienti che la battaglia che si deve fare è contro l'apartheid e per, diciamo così, affermare il valore universale dei diritti dell'uomo. Grazie.